più o meno, no? Eravamo arrivati alle siamo arrivati alle elezioni e mi dicevi del 72, che, no? I comizi che avete fatto così. Siete stati delusi dal risultato qua a Brescia? Evidentemente sì. Adesso io non ricordo il dettaglio dei risultati bresciani, ma credo che fossero nella media nazionale, il che poi significa che in realtà, nonostante avessimo una struttura anche relativamente radicata, come ti dicevo, nel territorio, perché Val Camonica, Val Trompia, Bassa Bresciana, c'erano diversi nuclei, però evidentemente il nostro era stato prevalentemente comunque un voto di opinione. Cioè che ci fosse o non ci fosse una cellula nel territorio dal punto di vista elettorale, dei risultati non cambiava un granché. E adesso non è che si pensasse di fare chissà che cosa, però ovviamente l'obiettivo era di portare almeno uno in Parlamento per la famosa tribuna. Di tribuna per poter avere un minimo di amplificazione delle proprie idee, e l'obiettivo venne fallito sostanzialmente. E credo che da lì nel gruppo dirigente sia nata un po' l'idea di aggregare delle forze di tipo diverso, e quindi vennero questi rapporti con l'ultima l'ultima sopravvivenza di quello che era stato lo PSIUP, con dentro un personaggio ad esempio come Foa, che era di notevole spessore. Certo. Forse oggi è un po' dimenticato, ma perché questi del manifesto hanno avuto, come dire, una storia mediatica molto più importante, avendo fondato la rivista prima, il giornale dopo, il quotidiano esiste tuttora, e quindi hanno avuto, come dire, appunto una risonanza mediatica. Mentre questa ala dello PSIUP era un'ala più di tipo sindacalistico, radicata in una storia che era una storia operaia, non una storia intellettuale. Però, diciamo, da lì poi si arrivò alla fusione da cui nacque il PDUP. Ma nel caso concreto di Brescia, in realtà c'era solo Sclavi e la sua compagna. Sì, diciamo che lì poi ci fu questa variante della quella che chiamavamo, non mi ricordo il cognome suo vero, la Marinella Sclavi, e lui, che era, aiutami, il segretario della Fioma, no? No, pare. Della FULC, ricordo della io. FULC. Ah, della ecco, FULC, sì. Dei chimici. Non mi ricordo. Ecco. Ricordo io, però magari no, mi confondo, ma probabilmente hai ragione. Comunque aveva un ruolo sindacale molto importante. Però non avevano, cioè lui veniva da fuori, quindi in realtà l'ala... Dov'era lui, scusa, Sclavi di dov'era? Non ti ricordi? Non so se fosse... No, Emiliano doveva essere poi Sabatini. Sabatini veniva dall'Emilia. E Cremaschi anche da Bologna. E Cremaschi anche, perché Cremaschi se l'era portato dietro, certo. Sabatini, no? Come personaggio in gamba, come abbiamo visto. E niente, in realtà la parte, diciamo, l'ala operaista a Brescia era rappresentata invece a personaggi come Milani o Giori della TB, che però non restavano all'interno del PC, insomma. Certo. Quindi se c'era una componente operaia nel bresciano, l'avevamo già un po' raggiunta e catturata noi, ed era soprattutto l'OM, con Roberto Cucchini, che è stata un'altra figura centrale nell'esperienza, certo, del manifesto di Brescia. E quindi tu non puoi dare una cifra di quanti erano i militanti del manifesto in quell'estate lì del 72, dopo le elezioni? Non riesco ad avere identificazioni precise.
Però nell'insieme della provincia, mi pare di avertelo già anche accennato l'altra volta, io credo che si potesse essere tra i 50 e i 100, un po', con nuclei magari più forti. Se hai parlato con Crocella, ti avrà dato delle indicazioni precise. In Valtrompia c'erano Valtrompia, sì, lui c'è una trentina, eravamo in Valtrompia. Ecco, quindi figurati se ce n'erano una trentina a Brescia, metti... quindi forse anche più di 100 adesso, non, perché l'ordine non di grandezza è quello, comunque insomma. Comunque ecco, diciamo attorno al centinaio, forse un po' più, con piccoli nuclei, appunto a Manerbio, come ti dicevo, a Bagnolo, a Bagnolo Mella c'è un certo Garaboldi, se non ricordo male, mi sfugge il cognome del compagno di Manerbio, che era un ragazzo abbastanza giovane. Poche cose però, insomma, tutto sommato, per esempio Orzinuovi non c'era nessuno, verso Palazzolo però facevano già forse capo a Bergamo, insomma, la realtà era così. Comunque a Brescia quello non ci fu un contraccolpo in termini di calo di militanza o di calo di numero di militanti? Fu incassata bene la sconfitta elettorale? No. A noi non ce ne fregava niente. Esatto, quello che immaginavo, infatti. Cioè, avevamo le spalle larghe allora. Ci siamo rimasti un pochino male, perché insomma non è che pensassimo chissà quali furori, però l'obiettivo era un po' il 2%, diciamo grosso modo, che credo avrebbe consentito con la legge elettorale di allora... Bastava superarlo a Roma c'eravate vicini. A uno o due di entrare, ecco. Io adesso... queste cose. Se superavi il quorum anche con lo 0,7, esatto, con lo 0,7 prendevi 3 o 4 seggi, prendevi. Esatto. E quindi è stato mancato relativamente di poco, però torno a dire che la nostra non era minimamente una convinzione di tipo parlamentare. Noi eravamo gli extraparlamentari. Certo. Tant'è vero che, come ricordavi l'altra volta, la maggior parte dei movimenti rimase intransigente sulla linea: noi con le istituzioni borghesi non vogliamo avere esclusa niente, l'ICR, la sezione della quarta, l'unica che chiamò al voto, niente a che fare. Non credo che siano stati loro a portarci tutti questi voti. No. Però mi sembra che fossero sui 150 militanti in tutta Italia, ecco, mentre che influenzassero le famiglie e gli amici. È stata una bella posizione. Ecco, una posizione che poi erano 220.000, 224.000 voti, sì. Ecco, quello che più o meno ricordo. Però torno a dire che la nostra, è chiaro che noi credevamo soprattutto al lavoro di base, eccetera. E tra l'altro in quel momento, poco prima, non ne abbiamo parlato molto la volta scorsa, ci si impegnava nel lavoro di quartiere. Avevamo un collettivo molto attivo, molto forte, alla Marmola, che era un quartiere... tutto sommato operaio, proletario, e soprattutto in quella realtà. E quindi, come accennavo la volta scorsa, scuola, fabbrica, quartiere erano terreni di intervento abbastanza. Però volevo anche dire che nel momento in cui nacque questa fusione, da cui poi uscì il Partito di Unità Proletaria, Per il comunismo. Ci furono le polemiche da parte di alcuni tuppini che non volevano, c'era un po' di bigottismo da parte di quelli del manifesto che vogliono la parola comunismo. Da parte di quelli? Del manifesto, alcuni tuppini, ricordo, nel 74-75 di più avanti, che quando ci fu appunto la nascita ufficiale, dicevano: questi qua del manifesto che vogliono anche il nome comunismo a tutti i costi. Ecco. No? Sì, perché... erano quelli dal manifesto che si definivano comunisti, ma non comunisti sovietici, certo. Comunisti un po' vicini a Mao, al Vietnam, eccetera, eccetera. Però appunto questo tipo di fusione non si realizzò veramente mai. Anche a Brescia, nonostante fossero soltanto in due praticamente. No, ma loro in realtà col manifesto, con questo tipo di realtà che avevamo messo in piedi, non interagirono mai. Non è che loro
venivano a partecipare alle riunioni, eccetera. No, assolutamente. Anche perché lui effettivamente era un sindacalista a tempo pieno, eccetera, e forse c'erano anche delle incompatibilità statutarie, non ti saprei dire. Lei poi era una studiosa, eccetera. E in sostanza l'operazione fallì perché, ad esempio, questi del manifesto parlavano male di FOA. Parlavano male, insomma, però guardavano la sua esperienza, cioè tra questo filone comunista e questo filone socialista libertario, non c'è stata nessuna fusione culturale. Però, anche a livello nazionale, secondo te? Parli di livello nazionale, sì, Stefano. Sì, anzi, la cosa era ancora più forte a livello nazionale. Qui poi, forse anche nella chiacchierata precedente, abbiamo un po' trascurato lo sfondo politico generale. Cioè, da un lato, queste elezioni del 72 segnarono una svolta a destra. Destra, certo. Nacque il centrodestra con i liberali, certo. Il centrodestra e così via. Col PSI all'opposizione. La maggioranza silenziosa. De Carolis, me ne ricordo. Tutte queste operazioni qui. E quindi il quadro esterno era profondamente cambiato rispetto agli anni dal 68 al 72. E sono stati comunque anni di grandi movimenti. Iniziò col 72 in particolare il fenomeno del terrorismo rosso, che cominciò ad alterare il quadro complessivo dei rapporti politici, perché, come dire, ci si cominciava a dover combattere quasi su due fronti, cioè fino al 72 gli estremisti eravamo noi. Dal 72 in poi c'era qualcuno che sparava. Il 72 addirittura, dici così presto? Sì, Sossi, il caso Sossi fu dal 72. Ah sì, no. Però fu solo sequestrato, non sì, fu sì. Ancora nessun morto, mi sembra. No, ancora i morti no. Morti cominciarono dopo, però... Sì, lotta armata, cominciarono i primi sintomi di lotta armata. Di guerriglia urbana, Milano, eccetera, che non è... sì, c'era stato anche il 69, Annarumma, queste cose qui, ma cosa episodi. Piazza, però, manifestazione e quindi ci fu un pezzo di movimento che, cioè, era un pezzo di movimento, cioè certo, anche certo. A Brescia c'erano alcune, erano figure molto secondarie, però ci fu anche chi dal movimento studentesco, con le minuscole, passò dentro le organizzazioni armate. Per carità, l'opinione mia è che erano i più cretini, anche individualmente, però cioè erano personaggi, come dire, adesso non voglio fare nomi, ma molto limitati, molto che così si sentivano eroi perché andavano a fare queste cose, ma non è che avessero chissà quale formazione, quale spessore culturale o quale pratica politica alle spalle. Perché voglio dire, un conto è stare nei collettivi di quartiere a discutere i problemi del quartiere di La Marmo, a farsi un mazzo così sera dopo sera, un conto è comperarsi le pistole e mettersi dentro e giocare a fare i clandestini. Però sto gioco diventò rapidamente pesante. E poi, secondo me, la vera svolta strategica globale che fu la crisi petrolifera del 73. Perché, come sempre succede, come sta succedendo adesso col coronavirus, poi ci vuole un po' di tempo, ma secondo me questa è un'altra, forse ancora maggiore, svolta epocale. Cioè, sono quei grandi fatti che trasformano completamente, senza che tu te ne accorga, la visione del mondo. Quindi, fino a quel momento lì, la visione del mondo era quella, tutto sommato, degli anni 60, del progresso. Della Golden Age. E quindi era tutta una lotta su come fare questo meraviglioso mondo del futuro tecnologico che stava venendo avanti,
E chiaramente noi difendevamo anche il ruolo degli ultimi, la democrazia, il pacifismo, eccetera, ma dentro una prospettiva di progresso. Eravamo rivoluzionari, credevamo di esserlo. Tra l'altro il 68 è stato l'unico movimento, tra virgolette, rivoluzionario della storia che non si è chiuso in un bagno di sangue, perché il comunismo, eccetera, insomma, sono finiti, si sono trasformati in guerra civile e sono finiti distrutti, come abbiamo visto negli anni 30-40. Le Brigate Rosse ci stavano, come dire, cercando di trascinare in una prospettiva di quel genere. Però la grandezza di questo movimento, la sua debolezza, le cose sono sempre mescolate, è stata quella di non farsi trascinare su un terreno di scontro armato, eccetera, di cui tra l'altro non esistevano minimamente i presupposti, era semplicemente un suicidio, come si è visto. E quindi, spesso purtroppo anche fisico, anche molti fisicamente di questi compagni, c'è gente che purtroppo ci ha rimesso la pelle in questo modo. Sì. E invece quello che anche in me personalmente avvenne è che l'idea che dovevamo trasformarci in un movimento culturale, che cioè bisognava cambiare cultura, mentalità, abitudini. E da questo punto di vista il 68 in parte ha vinto, in parte, poi dall'astuzia della storia non ha vinto su tutto quel che doveva fare, però certamente ma di cosa le ha cambiate, ha cambiato radicalmente la concezione della vita, sì, la mentalità, cioè, il divorzio che sembra non abbia appunto, niente a che volevo fare, volevo arrivare infatti anche a queste ecco. C'è tanta, prima però, un'ultima, però fammi sì. dire ancora una cosa sì. che secondo me è abbastanza importante proprio su questa crisi petrolifera. Uscì I limiti dello sviluppo, quello studio del MIT, che rimane tuttora, secondo me, anche se non sono calibrate bene le previsioni, eccetera, però che rovesciò radicalmente il modo di guardare al futuro. Invece che prospettarci un futuro di continuo progresso, limitato, certo. cominciò a porre il problema delle risorse limitate, dell'inquinamento, di un destino catastrofico della civiltà industriale. E questo, secondo me, distruggeva Marx. Cioè, i limiti dello sviluppo distrugge Marx. Perché Marx non si è mai posto il problema degli... Quando Marx dice il comunismo è a ciascuno secondo i suoi bisogni, ma si è reso conto di che cosa vuol dire? Cioè, è un orizzonte mentale che proprio... È ovvio che Marx non lo potesse avere, però è anche abbastanza ovvio che non puoi andare avanti a dire che il comunismo è a ciascuno secondo i suoi bisogni, quando in ciascuno sono diventati 8-9 miliardi di esseri umani su un pianeta a risorse limitate. E quindi, secondo me, lì fu fatto un grossissimo sforzo da Magri, mi ricordo, fece un documento veramente molto bello, molto raffinato, eccetera, non mi ricordo più i contenuti specifici, ma insomma noi del manifesto ci siamo misurati con questo problema del cambio di paradigma, era un cambio di paradigma radicale, però loro non ne hanno mai tirato le conclusioni, perché l'obiettivo classico del comunismo come veniva inteso da Marx non è più proponibile dopo il 73. Dopo che tu ti rendi conto che la Terra è un pianeta a risorse limitate, travolto da un'esplosione demografica incontrollata, non puoi più perseguire quell'obiettivo globale. E qui, secondo me, nonostante non c'è stata nessuna vera risposta a sinistra a questo tipo di problema. Allora, dal punto di vista della storia personale, nel giro nacque Stop Dup, in cui io, che poi era diventata ormai un'esperienza politica molto tradizionale, no? Era un partito, non era più un movimento, eccetera. E quindi io tra il 75 e il 76 sono distaccato da questo tipo di militanze. Allora aspetta, torniamo un po' prima di questo. Però, torniamo al 73, il colpo di Stato in Cile, per esempio. Come è stato?
Brescia ricordo che c'era stata, ti ricordi che avevano aperto un locale sul Corso Zanardelli dove c'erano le musiche, te lo ricordi? Vagamente, mi ricordo Che mi aveva un'altra. colpito molto, è uno dei miei primi momenti di militanza a tempo pieno, quello sul Cile. Io invece mi ricordo un'altra cosa, mi pare che dunque nel 73 insegnavo ancora, certo, insegnavo a Lumezzane e Ghedi, metà e metà, e a Lumezzane mi pare, o a Brescia, no, mi pare che forse, boh, non mi ricordo più, insomma, si è organizzato lo spettacolo di Dario Fo sul Cile. Venne Dario Fo sul Cile e tu non so se l'hai mai visto, se sai com'era questo spettacolo. Lo spettacolo consisteva nel fatto che lui recitava, eccetera, vari pezzi sul Cile e diceva intanto, per farvi capire che la cosa può essere vera, che può succedere anche qui, si collegava, presuntamente, ma noi non lo sapevamo, alle radio della polizia. E quindi via via che lui faceva gli sketch si sentivano questi ordini della polizia e diventavano sempre più preoccupanti. Inquietanti. Insomma, tanto è vero che ormai verso la fine dello spettacolo irrompe la polizia nella sala. Davvero. Ah, era Pum Pum chi è la polizia, era quello il titolo. Sì, Ah, sì. entra la polizia nella sala, insomma, grande sconcerto. Io ci sono cascato come salgono sul palco e leggono i nomi delle persone da arrestare. E dentro c'ero anch'io, no? Per cui, Cristoforo, chi l'avrebbe detto che finiva così? Però, fine eroica, pugno chiuso in alto, facciamoci arrestare eroicamente, poi tutti sghignazzano e a questo punto l'ho capita anch'io. vabbè, momenti. Comunque, questo ti fa capire che c'era ancora una mobilitazione, una Ah sì, cosa sul Cile mi ricordo le manifestazioni a Torino, a Milano, enormi, erano enormi. La sala, adesso forse era l'Ariston non ricordo, mi pare fosse a Lumezzane. In quel periodo poi a Lumezzane, dove io insegnavo al liceo la mattina, alla sera facevo la scuola serale ai lavoratori, Alle no? 150 ore, le prime Quelle 150 ore. che non erano ancora le Ah, non erano 150 ancora. ore, ma lo divennero dopo sulla base di questa esperienza. È stata una bellissima esperienza perché poi ci metteva a contatto con questi lavoratori prevalentemente meridionali. E ricordo benissimo ancora il 27 maggio del 74, quando io facevo lezione a questa gente, e questi alcuni dicono: "Ma lei domani cosa fa? Va in piazza?" "Certo che vado in piazza io domani." "Ma dice, non ha paura." "Perché dovrei avere paura?" Girano voci, Ah guardi, sì? tutto. Ah, questa è una novità. Sì. Giravano Beh, voci, eh? ma sai, era morto quello Ferrari, Silvio Ferrari, sì. Ferrari, si è saltato per aria nella motoretta. C'era una tensione veramente, veramente molto forte. E naturalmente poi la strage di Piazza Loggia è ovvio che è stata un'altra Per enorme. noi bresciani poi uno spartiacque. Vicenda. E io lì mi sono salvato per una coincidenza veramente strana, perché la sera prima ero stato fino alle 2 di notte a casa della Giulietta Bazzoli perché facevamo la mozione di sinistra. Foggi, la famosa mozione Foggi, vero? Documento. Guarda, sei una fonte di Solo da altro buona memoria, sì, ricordo. C'hai dei riferimenti precisissimi che Pesa io. il 17% congresso della CGIL Sì, scuola. Beh, prese poco perché. insomma. Ma insomma, noi puntavamo a pigliarci il Ma sindacato. eravamo molto ottimisti, in quel periodo. Eravamo quelli delle elezioni del 72 ancora. E quindi siamo stati lì a limare assieme la mozione che avremmo presentato, eccetera. E poi ci siamo dati appuntamento per l'indomani mattina in Piazza Loggia, quindi io dovevo
raggiungerla. Sto per uscire di casa e arrivano a trovarmi degli ex alunni della scuola media di Barbariga, dove avevo insegnato l'anno prima, che facevano l'ITIS, avevano fatto sciopero e hanno detto andiamo a trovare il professore a casa sua. E quindi mi hanno tenuto lì un po' a chiacchierare. A un certo momento abbiamo cominciato a sentir passare le ambulanze, loro sono andati via e io sono andato in piazza. E lì stavano lavando la piazza. Era pochi minuti dopo l'esplosione della bomba, io ci avrò messo un quarto d'ora, 20 minuti, non c'era più nessuno, la piazza era vuota e niente. Questa cosa a me sembrò subito molto sospetta, cioè non era comprensibile. Nel frattempo io avevo anche cominciato in questa evoluzione verso l'attività più culturale che direttamente politica. Da un lato sono entrato all'Archivio Micheletti e dall'altro ho cominciato a lavorare a Brescia Oggi, che era diventata una cooperativa di giornalisti, perché il proprietario voleva chiuderlo, l'avevano rilevato loro. Per 4 anni lì lavoravo, Baldo mi faceva fare qualche articolo così ogni tanto su questioni generali e gestivo una pagina settimanale sulla scuola. E lì io avevo anche provato a sollevare questa questione. E mi rimase, sai, allora non c'era internet, cioè, e scrissi un articolo, perché quando si arrivò al processo il capo dei vigili, sotto giuramento, disse che la piazza era stata lavata a luna. E il fatto che fosse lavata a luna o che fosse lavata all'imbecillo cambiava molto il senso dell'operazione. E quindi lui poi andò a finire sotto processo per truffa. Quindi era ricattabile. E secondo me il fatto che non ci fossero i carabinieri al posto solito, il fatto che immediatamente, allora, perché qualcuno, chi aveva dato l'ordine? Delfino. E quindi io in quell'articolo, ragionando su, dicevo si è lavata la piazza perché l'esplosivo era militare, bisognava cancellare le tracce dell'esplosivo. Si costruì poi, si trovò il solito Oswald di turno, che in quel caso fu il Buzzi, che è il personaggio spiantato, adatto a fare da capro espiatorio, certo. E si nascose il fatto che la strage in realtà era di Stato. Oh, questo articolo sparì. Quindi cominciai a capire che c'erano delle forze delle oscure, delle ben forti, molto molto lunghe. E siccome allora non oggi la cosa sarebbe irrilevante, ma allora, e poi non mi sentii più di riproporlo, perché evidentemente quello era un segnale, che erano temi che non si potevano toccare. Comunque, certo. Poi c'era anche quel testimone sparito nel nulla, Bonati, come si chiamava. Sì. E quindi diciamo che risultava abbastanza chiaro. Naturalmente il 74 fu un fatto immenso, ricordiamo i funerali, che cosa sono stati. Il manifesto, per esempio, io ero ai funerali con Avanguardia Operaia, che era la mia organizzazione, quindi non riuscimmo, arrivammo in piazza Rovetta, non riuscimmo a entrare, sì, anche perché era piena. Eppure dov'era io, il manifesto? Ma guarda, non me eravate organizzati. Non mi ricordo questa cosa, mi ricordo che tentai di entrare da Porta Trento e arrivai a metà di via San Faustino, perché era tutto era una marea veramente incontenibile. E questo fu, secondo me, poi in realtà il canto del cigno di questo tipo. Per me i movimenti, la fase movimentista, eccetera, finì allora, perché poi il brigatismo rosso diventò un fenomeno
importante e mise agli angoli, cioè la manovra secondo me qualcuno l'aveva studiata bene, da un lato il terrorismo, lì può essere che il vero scopo di quell'attentato fosse di far fosse di uccidere i carabinieri che normalmente erano lì e che per qualche strano inghippo la cosa non sia riuscita, altrimenti non te lo spieghi come era stato pensato e organizzato. Era stato pensato per accusare la sinistra di terrorismo, a mio parere. E si è rivolto contro per questo errore. Si è rivoltata contro perché per qualche strano motivo lì non ci sono andati i carabinieri, c'è andata purtroppo la Giulietta, che io fossi arrivato in tempo avrei di sicuro raggiunto assieme agli altri compagni. Questo per dire come, vabbè, la vita è fatta di queste cose imprevedibili. È chiaro. E da quel momento in poi io non sono più particolarmente attendibile, diciamo, dal 70. Quindi non hai partecipato al tentativo insieme a Avanguardia Operaia di Democrazia Proletaria nel 75, alle regionali, non c'eri tu in quella temperie? Probabilmente c'ero, ma ormai psicologicamente abbastanza... lontano. Infatti non ho più ricordi così precisi e siccome adesso non ti saprei dire se è stato nel 75, nel 70, probabilmente la rottura formale vera e propria, ora che mi ci fai pensare, deve essere avvenuta nel 76. Del resto, se ti ricordi, fu anche l'anno in cui soffri sciolse lotta continua. Dopo la sconfitta elettorale, sconfitta dopo la non vittoria, diciamo, quella si pensava, ti ricordi i manifesti, col 3% si può cominciare, prendendo l'1,5%, la metà. Pensano di quello che elezioni furono quelle? Quelle politiche, le legislative del 20 giugno, quando il PCI ebbe il balzo del 76. 76 alle regionali ebbe un balzo avanti il PCI e non andò male per noi, perché noi prendemmo comunque ci diceva l'1,4%, però perché era spalmato sul nazionale, ma eravamo solo in 6 regioni, prendemmo circa il 2%, infatti prendemmo meno voti nel 76, furono di più perché eravamo sul nazionale, quindi come numero sì, assoluto, sì, ma come percentuale. Però se tu guardi le regioni in cui si era presenti l'anno prima, per esempio a Milano prendemmo il 4% nel 75 e il 3,4% nel 76, che fu un calo. Sì, evidentemente ormai la fase movimentista, io infatti le vissi come una sconfitta, le elezioni del 76, come se l'inizio di un riflusso. Ah, ecco, tu vedi che io proprio nemmeno più me le ricordo, quindi non ci ho preso parte. Proprio dal manifesto, tu desti le dimissioni, sì, dal DUP per il comunismo, non lo so. Hai smesso di partecipare sostanzialmente? Ma probabilmente devo anche avere fatto una qualche dichiarazione, qualcosa. Però, come dire, ormai non credevo più a questo tipo di movimento. E chi era il gruppo dirigente, tipo nel 75? Chi era rimasto dei più attivi? Roberto? Roberto Cucchini, Andrea Ricci, eccetera. La guerra delle Falkland quando ci fu? Nel 74? 82. E perché io allora mi ricordo, guarda, sono un testimone veramente decotto. Poco attendibile. Però vabbè, si vede, mi ricordo una discussione con Andrea Ricci sulle Falkland, perché... Hai preso posizione? Io le chiamo Malvine, per cui... Io ho preso posizione, infatti secondo me gli inglesi avevano perfettamente ragione. Tu pensi che la Thatcher faceva bene. Ah, sì? E in effetti ha buttato giù, tra l'altro, il generale argentino. Rivendico la giustezza della mia analisi. Però tu non ti puoi inventare che le Falkland sono Malvine se sono abitate, per quanto, da 1500 persone, da 1500 inglesi. Coloni inglesi. Viva Dio! Coloni inglesi, tutto quel che vuoi tu, però devi prendere atto. Noi invece abbiamo preso posizione come GCR di LCR di Brescia per l'equidistanza contro i militari argentini, contro l'imperialismo inglese, carità. Ci tirarono le orecchie, venne Edgardo Pellegrini, perché direttore di Bandiera Rossa, bisognava stare dalla parte degli argentini, certo, chiaro. No. La parola d'ordine deve essere le Malvine sono argentine, i desaparecidos también, no? Questa che usavano i compagni argentini. Mi sembra
diciamo, il male minore in queste circostanze, no? Scusa che sto, ho bisogno di ricaricare il computer prima che vada in tilt. Eccoci qua. Non l'hai collegato alla io sono collegato alla regia. Ecco, no, adesso l'ho collegato alla presa. E secondo me quella lì era stata una bella improvvisazione, oggi diremmo di tipo sovranista, di una dittatura con l'acqua alla gola. Chiaro, chiaro. Però questo, eravamo tutti d'accordo sull'analisi, perché lo facevano i militari. Lo so, ma a questo punto si trattava di capire se bisognava essere neutrali o dalla loro parte addirittura, oppure se una bella lezione. Il terzo mondismo andava via come il pane. Ma il terzo mondismo, ok, però... questo qui è un terzo mondismo del cavolo, però vabbè, non... Secondo me il terzo mondismo è... Io ormai sono... ultimamente sto polemizzando spesso con i compagni dicendo siamo passati da un estremo, Marx, Engels, che parlano di paesi civili. È tutto Engels, nazioni senza storia, usa quasi questo atteggiamento, alla cosa opposta, per cui basta che sia cosiddetto terzo mondo e Gary Zulur. Calma, non è mica così semplice la cosa. Sono d'accordo con te. Da anni che sto polemizzando con molti compagni che ogni... il famoso anti-americanismo d'accatto, per cui tutti quelli sono nemici degli americani sono nemici. No, carino. Tra il liberalismo conservatore e il fascismo o l'islamofascismo, mi spiace, ma... Ma io nel blog mi sono trovato varie volte proprio su polemiche di questo genere, tuttora, ma anche pochi giorni fa. Erdogan va bene, perché? Perché è anti-americano. Ma un corno, ragazzi, un corno, non puoi affrontare le cose così. Purtroppo la stessa generazione nostra, post 45, è stata formata in questo modo, deformando il marxismo, secondo me, perché loro esageravano, secondo me Engels erano uomini dell'Ottocento, quindi è chiaro però abbiamo tirato il bastone dalla parte, troppo dall'altra parte. Bisogna essere razionali in queste cose, non dico di arrivare alle posizioni dei bordighisti, perché tutto quello che è a sud del Mediterraneo non gli interessa, perché tanto barbarie praticamente, però insomma... Sì, bella storia, no, oltretutto noi abbiamo ancora una residua visione eurocentrica che non tiene più il passo coi tempi, cioè uno dei fenomeni di questo secolo è il fatto che il baricentro della storia mondiale torna ad essere in Asia, come è sempre stato, esatto, nella storia. La storia gli ultimi 200 o 300 anni, è solo dal 600 al 900, la storia lunga, ma nella periodo. Storia di lungo periodo è la Cina il centro del mondo, lo è sempre stata. Tu conosci Angus Madison? No. È un studioso che è morto nel 14, mi sembra, sì, nel 14, insegnava a Oxford, che ha fatto un lavoro, me lo sto leggendo ultimamente, ha fatto molti lavori, tutta la sua vita l'ha occupata, ha cercato di ricostruire l'economia mondiale calcolando il PIL, tra l'altro. Sì. E lui dai dati stimati, ovviamente, del PIL mondiale, in cui la Cina sostanzialmente, fino al Rinascimento, aveva praticamente il 20-25% pare alla sua, anzi un po' di più della sua popolazione, perché era più ricca, come l'Italia che aveva il 3-3,5% del PIL, addirittura nel 300 gli dà il 4 e oltre, pur avendo una popolazione che era molto minore, molto, ovviamente. Molto minore. Era interessante questa cosa. Girando un po' il mondo, come ho fatto qualche anno fa, ad esempio in Vietnam, ma noi avevamo una visione assolutamente mitologica e francescana del Vietnam, i poveri vietnamiti, eccetera, ma il Vietnam è una grandissima nazione, è stato un impero, tu vedi la reggia, la Hue, ma è più grande della città proibita di Pechino, è una cosa, è più grande della città, è ovviamente stata quasi completamente distrutta, la stanno ancora ricostruendo, eccetera. Ma ti dico che regge adesso, una buona parte è stata risistemata e così via, ma rimani a bocca aperta, le tombe imperiali che sono attorno, nei dintorni di Hue, sono di una sfarzosità
è incredibile. E Vienna ha 80 milioni di abitanti, è come la Germania. 97 adesso. Ecco, forse sono ancora cresciuti. È un dinamismo economico, che io l'ho visto 6 anni fa, ma già allora lo coglievi. Uno, non parliamo della Cina poi, che è una cosa fuori di testa. Anche l'India. Sembra... Torna sui territori. L'India sono 10, volevo andarci l'anno scorso, è andata storta, eccetera, eccetera. Sono molto in crisi rispetto all'India, perché da un lato è il paese che quando lo visiti lo ami alla follia, è un viaggio nella storia, perché è come andare a vivere in mezzo agli antichi egizi, perché la loro religione è ancora quella, e così via. Dall'altro lato c'è questa massa di contadini che vivono a un livello, con una dignità, una felicità interiore, nella povertà più assoluta, e ti lascia a bocca aperta. Non ci sono mai stati. Dall'altro lato... In Cina sì, ma in India no. Ma guarda, è un altro mondo. Sì, lo so. Entri in un altro pianeta, in un sistema di relazioni umane, eccetera, però dall'altro lato le metropoli, tu le vedi ormai, i giovani, le nuove generazioni che sono ormai totalmente dentro questo sistema di valori, e ho molto paura a tornare, perché adesso è nelle mani dei sovranisti indù, stanno discriminando i musulmani, ma certo. In un modo che vagamente, però... Viene da un partitino di estrema destra, quello lì. Può ricordare la Germania degli anni 30, perché quando tu cominci a tagliare i diritti civili del 30% della popolazione, 25-30% della popolazione, insomma, però non se ne parla, perché sono democratici. I due più grandi scioperi della storia li hanno fatti gli indiani nell'ultimo anno, 250 sì. milioni l'ultimo. Ma torniamo a 75-76. Già abbiamo divagato. Tu praticamente te ne esci, e che fai? Rimani un cane sciolto? Torni a essere un cane sciolto come di prima? Più sciolto di così non si poteva più, però appunto mi dedico soprattutto a attività sindacale ancora per un po', ma non per molto. Poi attività culturale e cooperativa popolare di cultura. Ecco, che avevate era nata la libreria Via Antiche Mura, vero? Via Antiche Mura, esatto. Che poi abbiamo avuto il negozio in Corso Magenta, da ultimo avevamo tentato, e che era nata sostanzialmente di nuovo dall'attività del manifesto. Io all'inizio non avevo un ruolo particolare lì dentro. Chi era il presidente o la presidente? Era Todeschini. Todeschini. Todeschini, che era un cattolico, erano due fratelli, uno del manifesto. E l'altro fratello più grande era un cattolico, ma un cattolico del concilio progressista, eccetera. Quindi lì si fece un tentativo debole, visto col senno di poi, però di costruire nella realtà bresciana un punto di aggregazione che mettesse assieme le tradizioni del 68 col cattolicesimo conciliare, diciamo, che poteva avere in astratto delle buone prospettive, no? Rispetto alla realtà locale. Poi non entrasti nel PC? No, io non confido funzionando dal PC. Sono iscritto al PC nella mia vita, ma nel PC no, IDS. Dunque, una volta, non mi ricordo più quando, e una volta quando nacquero IDS, ero in Germania e mi iscrissi, però siamo fuori tema. Mi iscrissi a IDS. E andai alla prima riunione e c'erano tutti i mafiosi contro cui stavo combattendo, e quindi... Me l'avevi parlato di questo, quando ci siamo trovati in piazza, me l'avevi raccontata queste cose. Però ero convinto tu fossi entrato nel PC, ero convinto, no, tu pensa. Non sono mai entrato nel PC. Quando la cooperativa popolare di cultura cominciò ad andare in crisi economicamente, a un certo momento diventai io il presidente.
In che anni ti ricordi più o meno? Fine anni 80? Fine no, 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 sarà stato prima che diventassi preside, quindi inizio degli anni Inizio 80. degli 80. Lì io lavoravo all'archivio Micheletti e Micheletti aveva questo grande imperialistico disegno, e Micheletti era uno che ci sapeva effettivamente fare, però era anche un bel imprenditore col pelo sullo stomaco lungo così. E purtroppo confondeva i sistemi di valori e di riferimento, a mio modesto parere. E quindi lui mirava a creare un polo, Brescia Oggi, e cooperativa popolare di cultura, libreria, giornale, in maniera da... Va benissimo, io non ho niente in contrario contro questa cosa, però... La cooperativa si era riempita di debiti non enormi, ma insomma erano debiti da risolvere. E quindi Micheletti ci fa la proposta di Comprarla. comprarla, però i debiti a carico della vecchia gestione. Ah, cazzo, hai capito? Hai capito? Socializzare le perdite e privatizzare i Lui ci profitti. stava benissimo a rilevarla, però... detto in parole volgari, che mi risparmio, trovo un altro acquirente meramente commerciale che ci fa la proposta e rileva i debiti, e mi dispiace, io scelgo questo. C'è un'assemblea molto combattuta, credo che siamo più o meno all'inizio degli anni 80 o giù di lì. E dovrei andare a guardare, ma non ho avuto tempo, forse mi sarei dovuto preparare un po' meglio sugli archivi. Però in sostanza passa la mia proposta e quindi a questo punto io divento il traditore di quello che ha fatto fallire il grande disegno della sinistra a Brescia, eccetera. Però, insomma, non costruisci un grande disegno di questo tipo cominciando a colpire i tuoi. E a questo punto, in sostanza, io non mi ricordo più che anni fossero, ma siamo più o meno alla metà degli anni Ottanta, io poi ero stato messo un po' in discussione nel giornale, nel Brescia Oggi, per come gestivo la pagina, perché era troppo a sinistra. Quindi mi avevano, insomma, in sostanza io sono uscito anche dal giro culturale. Perché ho rotto sia con l'archivio sia con Brescia Oggi, tra l'altro loro nel frattempo hanno fatto fuori Baldo e così via, e quindi poi l'hanno trasformata, cioè ci hanno guadagnato su, chi ci aveva lavorato per anni gratis non ha preso niente, non contava niente e così via. E a quel punto poi coincidenze della vita personale. Ero ancora abbastanza giovane, faccio il concorso nazionale preside, lo passo alla grande e divento preside. A quel punto la mia attività politico-sociale l'ho fatta tutta lì, con conflitti con la nostra amata sinistra bresciana, con i nostri amati personaggi, ma non è il caso di parlarne Scusa, qui. Mirella, hai sentito? Deve essere Valeria, credo, ha suonato il coso. E Ma... quindi, insomma, tra brigatisti rossi, rapimento di Moro, inizio del craxismo, eccetera, il quadro culturale dell'Italia cambia. E Sì, beh. noi Io li non... ho vissuti come riflusso pieno gli anni Ottanta, anche se poi col senno di poi è grasso che cola rispetto adesso. Rispetto adesso c'era ancora uno spirito libertario, anarcoide, una libertà di pensiero che oggi non ci E la immaginiamo sinistra neppure esisteva più. come ancora E negli la anni sinistra 80. esisteva Sì, ancora, però insomma alla c'era fine già il piano inclinato, ecco certo. che siamo diventati dal paese come eravamo negli anni Faro della 60-70, il sinistra. faro della sinistra europea al faro del fascismo europeo. Grazie. Perché? Poi c'è questo gioco di equilibri miracolosi per cui si continua a far governare una sinistra, a chiamarla così, un centro moderato, chiamiamolo meglio,
un centro moderato e fino poi a un certo punto è comunque compromesso con le idee della destra, eccetera. Il paese è fascista sostanzialmente adesso, è un paese fascistoide, ma anche a sinistra in realtà. Non c'è una radicale, però gli equilibri internazionali fanno sì che non possa governare questa destra qui, cioè questa destra non può governare uno dei principali paesi europei, sono troppo, è troppo, perché confronta anche con Johnson. Johnson ha fatto la Brexit, eccetera, ma dal punto di vista civile, tanto di cappello. Cioè, è un reazionario, sì, difende, ma poi il sistema di valori... È quello del liberalismo conservatore, insomma, certo. Insomma, non quello del fascismo e del razzismo aperto. È gente rispettabile, non sono mica... Io non riesco neanche... Io ti giuro che ho sentito la Meloni dal vivo tre giorni fa sulle dichiarazioni di voto. Io non l'ho retta più di un minuto. A parte il tono isterico. È sempre sguaiata. Un tono sopra le righe che... Ma hai notato una cosa però, Mauro? Io mi ricordo qualche anno fa, sentendola parlare, dicevo, si vede che i fascisti hanno ancora... La prima volta che l'ho sentito. Ah no, invece me la ricordavo, ed era molto diversa. Dicevo, questa qua si vede perché i fascisti sono un partito, tra virgolette, serio, e hanno una formazione dei quadri, rispetto a Forza Italia, così via. Ha scelto di cambiare usando i toni sempre più possibili alla leghista, perché capisce che portano voti, perché il tono più o meno razionale che usava, con argomentazioni opposte esattamente alle mie, questo ci mancherebbe, sì, altro, però scuola Messina classico, sì, anche alla fini non piace alla loro gente, non piace, gli piace lo sguaiamento, di essere plebeo, devi essere plebeo, è inutile. Non gli piace, sì, non puoi fare l'aristocratico che contesta con argomentazioni razionali. Si incazzano, si stufano, devi dire, sì, ma fate in culo! Ecco. Così. Ma certo, purtroppo il nostro popolo è diventato così. Metà, c'è stata... in generale, metà è così, l'altra metà... Sì, dai, sì, beh, però... Sono tanti. Sì, volevo chiederti una roba prima, però, di... Però, ecco, scusa, fammi dire, c'è stata questa trasformazione antropologica, cioè... io poi che ho vissuto alcuni anni in Germania, quindi per 7 anni sono stato qui, quelle 2 o 3 volte l'anno, qualche giorno, eccetera. Nel momento in cui sono tornato, l'impressione di non tornare più a casa, ma di tornare in un altro, in una realtà che assomigliava per qualche aspetto a quella precedente, ma non era più la precedente. Io sono andato via nel 98, sono tornato, ecco, nel 13, pure, stessa cosa. 15 anni ancora, fuori. E dici, ma che paese è mai questo? Non è più lo stesso paese. Tu poi per 13 anni, figurati, 15, l'hai fatto. 15, dal 98 15, al 13. Al 13, quindi io solo per 7, la metà del tempo, quindi... Credo che tu abbia provato proprio un senso di spaesamento estremo. Barcellona, la maggior parte del tempo a Barcellona, che è una città cosmopolita, aperta, progressista. Cioè i fascisti il 12 di ottobre fanno il Dia della Razza, al Montjuic, quando sono in tanti da tutta la Catalogna erano 100. È presente? Questo sono... sai che io ero venuto a Barcellona a fare presidente degli esami, non mi ricordo più che anno, il... 13, 12, boh, qualcosa così. E io ho finito nel 12. Eri 12, ancora lì, allora sei stato... Nel 12 ero lì. Ho fatto il 12-13, però l'ho fatto a fare il dottorato all'università. E avevo sentito parlare di te negli ambienti della scuola italiana, però non ci siamo... Non so, non ci eravamo visti, non mi ricordo. No, non ci eravamo incrociati, perché ero fuori dalla scuola ormai, nel 12-13 l'ho fatto tutto quanto a lavorare in università. Uh-huh. Volevo chiederti un'altra cosa. Ho letto sulla tua, lo schema che mi hai mandato, che parli di un gruppo dissidente comunista dal 42 al 45, con due cognomi, se non ricordo i due cognomi. Qual era? Quello degli insegnanti con Nasi? No, mi sembra Mazzi, forse un nome così, mi sembra di ricordare. Aspetta che lo apro. Non è Nasi? Guarda. Adesso guardo, perché ce l'ho sul desktop. Allora,
Perché ho dovuto, eccolo qua, si chiama Maestri e Ziletti. Ah, non me li ricordo più, però. Parli di Se questo sono. gruppo, parli di questo gruppo comunista dissidente e del gruppo Vivi, di cui io però ho anch'io i fogli della sinistra, quello lo conoscevo già. Invece questo gruppo non ho elementi, mi interesserebbe. Comunque all'archivio Micheletti dovresti trovare perché è una descrizione dei materiali che c'erano. Certo, Adesso io ho no, visto non la ce l'ho, foto. non ce l'ho No, no. presente, non ce l'ho presente. Però quegli anni lì, a ridosso della Resistenza, sono stati molto vivaci e Beh, interessanti e è chiaro. tante cose dimenticate, anche questo professor Masi, se non ricordo male, dello scientifico Calini, era un personaggio. La stessa figura, la madre del, come si chiama, quel partigiano che fu ucciso sul Goletto, quel giovane, fu ucciso dai partigiani purtroppo, che Ah, sì. pensavano che fosse una spia. Ah, Ce l'ho sulla un sì, fuoco amico da. Passarella, Passarella. La sua mamma che poi impazzì, poverina. Perché era figlio unico questo. Lui andò per congiungersi ai partigiani, era di buona famiglia, andò vestito bene e questi convinsero che era una spia. Guarda. Ma quindi neanche fuoco amico, fu proprio un errore, No, no, no. una scelta di sparare proprio. Sì. Un Beh. errore. Ah. Cioè l'errore fu, era, ovviamente stava nel manico Certo, l'errore. certo. Cazzo. E sua mamma nei movimenti, c'erano dei movimenti di insegnanti, eccetera, molto avanzati, l'idea del preside elettivo, già anticipavano un po' gli organi collegiali della scuola, eccetera. Non abbiamo parlato poi, ecco, a proposito degli organi collegiali della scuola, però Sì, perché, ho anche perché fatto un erano. post sulla storia delle occupazioni ieri. Non Ah, so ecco, se sul tuo blog una lo cosa guarderò. sì, molto leggerina, non pensare che sia Vabbè. che come al solito, però insomma. Ti metto la registrazione sul coso e ti ringrazio moltissimo. Adesso Ok, una sigaretta con mia credo che figlia. abbiamo finito, no? Va bene. Più o meno, diciamo, con tutti i buchi, eccetera, qualche cosa si è ricostruito. Certo. Magari non siamo, beh no, qua e là, questa volta mi pare che sia almeno trapelato come sfondo questa grande trasformazione che ha portato dall'ottimismo grandioso e progressista, anche in chiave Evoluzionista, certo, rivoluzionaria, figli del positivismo. degli anni 60, a questa visione molto più critica, tormentata e alla fine a una perdita di contatto con la realtà sociale, perché la realtà sociale ha preferito e preferisce coloro che promettono cose meravigliose a chi lucidamente dice: guardate che siamo messi male. Leopardianamente, è chiaro, ovviamente le religioni alla fine risaltano sempre fuori, Esatto, il perfetto. misticismo, va Vedi, bene. vedi il vaccinismo, oggi abbiamo. A portata di mano la soluzione magica della. Infatti, ho appena Ciao. discusso con un compagno nostro che è un pasdarante, io sono anch'io favorevole ai vaccini in Ma generale, io non sono è contrario ai chiaro, mica vaccini, sono un Novax, però Stefano, assolutamente. Ma però ragioniamoci su, porco mi dà cane. del negazionista, non sarei negazionista, stai scherzando, dico, ma vabbè, è Va inutile. bene. C'è bisogno di attaccarsi al sol Alla fede, dell'avvenire, alla visto? fede, alla fede. Esatto. Ciao, Ciao grazie Mauro, mille. grazie, ciao. Rimandamela che completo rimandami la registrazione. Certo. Ah, Ok. te l'ho mandata la volta. Ah, Sì, la volta sono prima. Se riuscito a mandartela, è riuscito a eh. Guarda di. mandarmela, io me la sono anche salvata. Ok, perfetto. Allora adesso lo Ricompletiamo. rifaccio. Va Grazie. bene. Ciao, Alla ciao. prossima, ciao. Grazie, ciao.